Buonasera, vi do il benvenuto in questa prestigiosa sede dell'Unione Industriale dove facciamo un convegno dedicato alla formazione per i manager e alla formazione in generale come momento, come occasione, opportunità di crescita e di miglioramento di chi lavora tutti i giorni all'interno delle aziende e nella società. Abbiamo un collegamento online. Con il presidente dell'Unione Marco Gai, che era precedentemente impegnato, però ci dedica qualche minuto e apre questo convegno. Penso che si possa vedere. Benvenuto, grazie, presidente. Buongiorno. Buongiorno, spero che mi sentiate bene. Grazie a voi e soprattutto benvenuti all'Unione Industriali eh, Torino. Mi spiace non essere lì con voi. ma eh, non potevo e non volevo mancare eh, a, questa, a questa importante giornata perché siamo molto lieti di ospitare un incontro dedicato alla formazione di livello executive con la presenza di attori importanti come il Politecnico di Torino, eh, saluto il dottor Neirotti eh, e la Coa Business School, eh, saluto il dottor Caldiera che eh, vi ho visti lì all'inizio. E non posso non salutare il nostro skill lab eh, che vedo rappresentato e lo ringrazio molto per il lavoro che fa dal presidente francesco Giolini e dall'amministratore delegato riccardo rosi che so eh, che è in sala eh, beh il titolo dell'incontro credo che sia eh, non importante ma importantissimo eh, perché si parla eh, di un tema eh, imperativo per noi e per questo momento eh, per l'industria eh, nostrana ma per, per il nostro paese che è quello eh, del, del, dell'upskilling eh, formativo e di, di ritenere l'upskilling come una costante della nostra vita e del nostro percorso lavorativo a ogni livello dell'azienda soprattutto oggi che stiamo affrontando un momento di straordinario Cambiamento che riguarda, ahimè, eh, tutti gli assetti le parti della nostra eh, vita lavorativa e non, quindi la geopolitica, la tecnologia, i mercati, i cambiamenti organizzativi, i cambiamenti eh, normativi che portano anche discontinuità eh, improvvise che ci investono quotidianamente. E quindi, come voi ben avete riportato nel sottotitolo della. Di questo pomeriggio bisogna affrontare queste complessità perché eh, servono eh, competenze, serve capacità per eh, leggere i contesti complessi, per affrontarle e quindi serve anche, scusatemi se, se banalizzo, un'apertura e una flessibilità eh, mentale, e questa si fa grazie alla formazione. Chiaramente non basta un corso ogni tanto perché questo succeda ma serve quella che viene definita formazione permanente e credo che sia una chiave di lettura eh, vincente quello di definire la formazione permanente anche del livello eh, executive perché vuol dire che si è sempre pronti a capire il cambiamento certo questo è un costo in termini di tempo in termini economici però eh, eh, fatemelo definire in maniera più corretta secondo, secondo come la pensiamo e secondo come la vediamo. Quindi non un costo, ma un investimento, un investimento eh, eh, importante, un investimento eh, strategico, perché vuol dire diffondere l'apprendimento eh, permanente e quindi eh, eh, dedicare tempo e creare quel mindset aziendale che poi lo porta dal livello esecutivo. A tutta eh, l'azienda eh, mi permetto un paio di, di, di riflessioni ancora eh, 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 bisogna evitare eh, una formazione sicuramente eh, elitaria quindi bisogna coinvolgere eh, tutte le funzioni aziendali dei vertici perché ormai la leadership è diffusa e quindi solo con un'informazione condivisa e consapevole questa può diventare alla portata eh, di tutti e instaurare anche eh, il principio eh, per cui la formazione deve essere parte integrante della nostra attività. Eh, io sono certo e, 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 e sono eh, a disposizione perché i lavori di questo pomeriggio eh, eh, siano un punto di partenza dove si potrà condividere tutti i vantaggi che derivano dalla formazione e dall'innovazione necessaria anche nel campo della formazione e eh, eh, perché diventino opportunità. Ancora sicuramente qualcuna da mettere a fuoco, ma se penso all'intelligenza artificiale e a tutte le tecnologie trasformative e, e abilitative eh, che, che impattano sul nostro DNA manifatturiero, grazie alla formazione riusciamo... a... A, riusciremo a farle diventare valore aggiunto sulle nostre produzioni perché le nostre aziende, presenti protagoniste delle filiere nazionali e internazionali nei più svariati settori, continuino a crescere in queste filiere e ad esserne appunto eh, protagoniste. E quindi l'innovazione vuole anche dire farla, eh, fare una informazione, una formazione asincrona, fare una formazione. Da remoto e vuol dire anche consentire a tutti i livelli, e lo ripeto per l'ultima volta: della nostra azienda il fatto di poter camminare al passo coi tempi, quindi in maniera contemporanea più che moderna. Quindi, con l'auspicio che i lavori di questo pomeriggio aggiungano qualche tassello a, a un percorso così importante in cui noi crediamo, io vi do ancora il benvenuto e vi auguro un buon lavoro ringraziandovi. Grazie. Ringraziamo il Presidente di questo saluto, di questo auspicio e anche di aver delineato in qualche modo l'ambito in cui questo convegno si muove. Ribadisco, è un convegno organizzato da Schillab, che è uno degli enti di formazione storici più importanti di questa regione, insieme al Politecnico e a un altro importante ente di formazione che è il COA, che ha sede in Veneto. Di, questa, di questo momento abbiamo così l'opportunità di approfondire la formazione manageriale e imprenditoriale. Eh, il primo tema, il primo ambito che, che viene, così viene proposto è questo titolo interessante che è un'alleanza per la formazione executive a Torino. Dovendo fare così un pensiero su quello che così uno può ritenere che cos'è la formazione, soprattutto la formazione di alto livello, ho provato a, così, prova, a così distinguere un pensiero. Se dobbiamo provare a dare un'attribuzione, una, una, una definizione che presieda il compito di, di riuscire nella preziosa e ricercata prova di sciogliere un nodo, esattamente questo che la formazione fa. sciogliere un nodo, il nodo della difficoltà, in contrapposizione a quello che così storicamente ricordiamo come il nodo gordiano, no? il nodo che legava... Un contadino Godio che lega questo carretto che rappresenta il passato, le cose definite, chiuse, immote, in 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 mo, in al passato. Alessandro Magno scioglierà questo nodo con un colpo di spada, un colpo secco, che però poi cambia la storia. Il compito, credo è così, ho, 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 ho pensato che invece il compito della formazione è proprio quello di sciogliere con intelligenza, con sapienza, con capacità il nodo e portare le cose avanti e la situazione o in questo caso le imprese in avanti e nel futuro mi fermo e passo parola e passo parola a Giuseppe Caldiera che è il direttore della Qua Business School e prego Buon pomeriggio a tutti sono molti i temi no? e anche le parole chiave che sono evocate anche in questo convegno di oggi Parto dalle alleanze, le alleanze perché sono fondamentali, credo che voi siete tutti quanti all'interno di aziende, vi rendete conto che oggi creare delle reti, delle relazioni diventa sempre più necessario. Anche noi sul mondo della formazione l'abbiamo fatto, cito il gennaio 2020 che è abbastanza evocativo, da febbraio è cambiato il mondo, ma ci siamo trovati ad Altavilla Vicentina dove noi siamo, insieme con Schilla e il Politecnico per definire questa alleanza, cioè sostanzialmente come poter insieme contribuire a sviluppare ancora di più questo tema fondamentale della, della, della formazione manageriale e imprenditoriale. E non ci siamo trovati per caso. È scritto sempre in questo convegno anche grandi tradizioni. Allora mi piace ricordare che gli anni 50 sono stati gli anni Pionieristici della formazione manageriale in Italia e nascono proprio a Torino. 1952: Valletto e Olivetti, di ritorno da un convegno a New York dedicato proprio alla formazione dei quadri di dirigenti, decidono di fondare la prima business school italiana, l'IPSOR. 1952: E lo fanno prendendo di fatto il modello di quella che era la principale business school allora, la Harvard Business School. Importarono contenuti, programmi, docenti e crearono, nei dieci anni di vita dell'IpsOA, perché poi all'inizio degli anni Sessanta si chiuse, dei marziani, perché chiaramente avevano queste visioni, queste, com queste, queste complessità, questi strumenti e questi contenuti che difficilmente si adattavano alla realtà ancora delle nostre aziende, però furono fautori di un grande cambiamento e infatti... Da quell'esperienza, da quelle persone che frequentarono i corsi dell'Ipsoa, poi si diffusero e si crearono altre realtà. Ricordo la realtà dell'Isida di Palermo nel 1956, grazie a Morello che fu uno degli allievi dell'Ipsoa, e poi anche su questo, nel 1957, a Padova, venne creato il Cuore. E venne creato proprio con questo intento. E Poi vediamo anche i collegamenti. L'intento era questo: il nostro territorio, che allora si chiamava Triveneto, oggi nord-est in maniera più fair, che andava da Trento-Bolzano a Udine-Gorizia, Trieste ritorna ad essere italiana nel 1954 per dire quindi era ancora una, una piccola realtà. Stava passando da un'economia contadina ad un'economia manifatturiera. Si stavano creando tutta quella sorte di piccole, piccole e medie imprese che poi diventeranno quello che venne chiamato il modello del nord-est, anche se poi di modelli possiamo discuterne quanto volete, però sicuramente una imprenditorialità diffusa, fatta di grande creatività, di innovazione, di spirito di sacrificio, di voglia di conquistare un proprio ruolo, anche all'estero pur non sapendo parlare le lingue, perché questa era la volontà e la capacità. Bene, nell'intuizione e nella visione di quelli che erano gli attori istituzionali di allora, Camere di commercio, province, associazioni industriali, alcune grandi imprese, Lino Zanussi fu uno degli stimolatori del Cuoha, fu definito che per accompagnare questa trasformazione, questo sviluppo dell'imprenditorialità, ci voleva una adeguata classe dirigente Enaco e nacque Cuoha. All'interno della facoltà di ingegneria di Padova, perché nel modello molto eh, manifatturiero e produttivo di allora l'ingegnere era in naturale capofabbrica, ma doveva unire alle sue competenze tecnico-specialistiche, competenze di natura manageriale, organizzativa, economico-finanziaria, commerciale, gestione di risorse umane e così via. Cioè una visione sistemica dei processi aziendali e quindi COA centro universitario per gli studi di organizzazione aziendale. Bene, cito questo per dire come il tema della formazione manageriale che vide in Torino una sua prima forma e ricordo che nel 71, sempre a Torino, fu costituito l'ASFOR, che è l'associazione che raccoglie tutte le principali business school italiane, ancora attiva, purtroppo spostata a Milano, ma nacque a Torino nel 71 è diventato un po' il modo di affrontare le due realtà. Cioè questo tema della classe dirigente è sempre stato presente. Possiamo ragionarne insieme, anche in maniera critica, anche in maniera autocritica, forse non si è fatto a sufficienza. Molte volte noi troviamo sui giornali anche delle riflessioni sull'esigenza di avere una classe dirigente e le classi dirigenti si formano. C'è bisogno di avere delle scuole che li formino. Altre nazioni lo fanno, lo fanno in maniera anche molto strutturata e dedicata. Noi lo facciamo e cerchiamo di farlo unendo le nostre capacità, le nostre, permettetemi di dire anche, eccellenze e mettendo insieme. E questo è un esempio di come noi stiamo cercando in Italia, in maniera abbastanza anche originale, di mettere insieme delle competenze, delle esperienze, delle relazioni, con un obiettivo molto chiaro noi abbiamo bisogno per il nostro futuro, per il futuro dei nostri giovani, di avere sempre di più competenze adeguate e la formazione diventa fondamentale. Non è quindi qualcosa di così, c'è bisogno. Faccio un esempio che credo sia per tutti noi abbastanza chiaro e concreto. Nella nostra vita professionale noi abbiamo sempre visto che alcune delle competenze che abbiamo imparato Vengono, diventano obsolete e nuove competenze servono e devono essere imparate. Bene, nello sviluppo e nell'evoluzione questo è avvenuto in maniera abbastanza graduale. Oggi noi ci troviamo di fronte, veniva citato prima l'intelligenza artificiale, di fronte a dei cambiamenti che stanno accelerando profondamente questo. Sempre più competenze che noi abbiamo vengono Dissolte, diventano inutili e sempre più competenze diventano necessarie. Ecco che allora trovare in questa alleanza, in questa unione anche di competenze, di esperienze, di relazioni, una forza che possa portare avanti proprio questo contributo. Perché il tema della formazione, giustamente eh, il Presidente Gaia ha detto, parliamo di formazione anche in maniera ampia e sono perfettamente d'accordo. Noi ci focalizziamo su quella che viene chiamata la formazione manageriale imprenditoriale, ma c'è bisogno di diffondere veramente la formazione a tutti i livelli, però diventa fondamentale. Oggi noi possiamo affrontare le sfide con le competenze, essere capaci anche di affrontare e di essere disponibili a ragionare su questo, che vuol dire fondamentalmente formazione continua. Dobbiamo avere questa consapevolezza che noi dobbiamo... Continuamente aggiornare e se noi con questa alleanza di cui siamo veramente anche orgogliosi vogliamo portare avanti è proprio questo. Attraverso le nostre esperienze, le nostre competenze, le nostre re relazioni, portare avanti questo discorso che è di grande valore per il nostro sistema paese. Grazie. Ringrazio il dottor Caldier, il direttore che ci ha dato questo. Così importante punto sulla formazione, su che quello che deve, deve continuare a essere e divenire. E quindi non possiamo che passare la palla al Politecnico, dove abbiamo il piacere di accogliere Paolo Neiotti, che oltre ad essere professore ordinario del Politecnico di Torino, è direttore della scuola di master e formazione permanente. Quindi questa, questa formazione permanente ci, eh, ci, ci, pervade, ci, pervade, ci pervade. Prego. Sì, buonasera a tutti e a tutti. Innanzitutto vi porto anche i, i saluti del, del nostro rettore, il professor Stefano Cornati, anche per dire che il tema della formazione, la formazione permanente è importante. Non è un caso che il termine formazione permanente lo inventano i francesi negli anni 70, l'unico eh, elemento storico che, che riporterò. Quindi terza rivoluzione industriale, informatica, robotica, entrano, iniziano ad entrare nelle fabbriche, quindi ci si accorge che... All'università si deve ri rientrare, adesso io non voglio fare professore, sono un accademico che dice non avete studiato abbastanza, dovete riapplicarvi, ritornare in aula, però oggettivamente questo è un tema, è un tema di cui si dibatte, le imprese italiane sono sottodimensionate, investono di meno in formazione, eccetera, eccetera. Non, non voglio diciamo, eh, aggrapparmi a, questa, a questo talking point, anche se questo è un tema, però vi racconto anche un aneddoto: una delle nostre ultime ricerche al Politecnico su dati eh, dell'Istat, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, ha eh, evidenziato che le imprese che hanno ottenuto più ritorni da Industria 4.0 sono quelle che o hanno fatto crescere ingegneri e li hanno fatti diventare manager o hanno assunto manager dall'esterno. Quindi queste sono le imprese che sono cresciute di più sui mercati internazionali, questo è un fatto, eh, sappiamo anche che l'impresa italiana spesso è più dinastica nel management, quindi meno aperta a manager esterni, però questo, questo è un tema. Quindi, eh, noi anche eh, dal precedente rettore Saracco abbiamo capito che, visto che questo è un tema eh, importante, che permane, eh, insomma, dovevamo così, mettere in, cioè, dire la nostra in azioni collaborative su ampia scala. Quindi, così è nata così, questo nuovo periodo di alleanza con Skillab, ma eh, soprattutto è nata la collaborazione e, e l'alleanza con, eh, con il COA. Abbiamo capito anche eh, tante cose, almeno ci illudiamo di averle capite, che eh, ci vogliono tanti tipi di formazione, con tante logiche, nel senso, perché comunque le imprese sono tante, sono diverse, non solo per taglia dimensionale, quindi sulla base di questi principi abbiamo prima eh, avviato di fatto un mini MBA che è imprenditorialità e management, quindi qua abbiamo eh, dei valorosi eh, alunni e allieve delle, delle edizioni precedenti che vi racconteranno questa, questa esperienza. Abbiamo avviato un, un vero e proprio executive MBA, eh, abbiamo avviato e stiamo avviando tanti piccoli percorsi eh, di cui parleremo più tardi, eh, anche perché i temi sono, sono diversi, abbiamo la sostenibilità, abbiamo l'intelligenza artificiale quindi le tecnologie che entravano negli anni 70 in fabbrica o nelle aziende quando si iniziava a parlare di ritornare a studiare diverse volte nella propria vita professionale e manageriale questa volta sono di più i temi sono di più quindi questo secondo noi è importante l'altro aspetto cerchiamo di non annoiare anche perché chiaramente non basta trasferire nozioni anzi nel momento in cui prima anche eh, appunto dottor Gai ricordava che ci sono tanti tipi di formazione ma diciamo la formazione in remoto quella sincrona è chiaro che va benissimo per trasferire nozioni anzi forse eh, CiagpT in un certo senso ci sostituirà e ci, ci metterà tra di noi e, e i possibili discenti sempre di più eh, però Appunto, chi studia le competenze, i nostri colleghi dell'Università di Torino, ma chi si occupa di scienze della formazione sempre da tempo sa che co competenza vuol dire sapere, quindi know, do fare e be essere. Quindi, noi cerchiamo di portare queste tre componenti in tutti i percorsi. Quindi, magari appunto le testimonianze che mi seguiranno vi, vi racconteranno di quanto le persone hanno imparato tra di loro anche. Quindi, quando io sono stato docente, vedevo che c'era più conoscenza quasi che si eh, trasferiva nelle pause di caffè, dove appunto eh, io magari mi prendevo un caffè e gli altri docenti anche, e quindi un, un confronto tra l'aula. Vi erano i business game, vi erano le simulazioni. Quindi. Uh, vi erano tanti contesti in cui uh, cercavamo di creare quelle dinamiche che nel, uh, nel mondo di manager e imprenditori ci sono ogni giorno, quindi contesti complessi, ambigui, in cui mancano le informazioni, in cui bisogna prendere una decisione in fretta e confrontandosi con diversi esperti. Quindi sempre di più cerchiamo nelle aule di, di portare questo, non semplicemente di trasferire conoscenze, ma di uh, così, rendere le esperienze sempre di più Uh, caratterizzate dal partecipante al centro uh, del processo formativo. È okay? il docente che uh, coordina e, e favorisce questo, questo percorso. Quindi questo vuol dire per noi anche un nuovo modo di fare didattica uh, che stiamo imparando al Politecnico di Torino con i nostri studenti più giovani, di questo vi parlerà meglio Paolucci tra poco, ma che cerchiamo appunto di mettere in pratica. Anche in questo caso. Avere aule piccole, quindi classi di 15-20 persone eh, o al massimo 30, ovviamente aiuta, aiuta anche noi a mettere a terra nuovi metodi formativi. E credo che questo sia un elemento con cui vogliamo aiutare le imprese, vogliamo essere più vicini alle imprese e, e, e quindi. In un certo senso, cimentarci con quella che di fatto è una missione che sta a metà tra la prima, la didattica, e la terza, che è il trasferimento di tecnologie ma anche di competenze. Crediamo che questo, cerchiamo di fare che questo sia davvero il nostro elemento distintivo e nel farlo siamo aperti a collaborazione con credo un ecosistema che è importante, quindi anche unire i puntini tra questi attori dell'ecosistema credo che sia un elemento importante per far sì che questa storia dell'impresa che investe poco, eccetera, eccetera, che è sottomanagerializzata appartenga un domani al passato uh, e, non, eh, e non più al presente. Grazie. Ringraziando il professore Iotti passiamo la parola a Francesco Giuli che è il presidente di Skillab e che essendo che il Presidente di un importante ente di formazione, no, come dire, la, la materia la vive tutti i giorni sulla, sul vivo. Grazie, eh, importante tutto da vedere, ma direi ci tengo innanzitutto a ricordare a chi è qui ora che Skillab è la casa della formazione di Unione Industriali, la, la vostra casa formativa controllata come si dice come dicono quelli che sanno di con partecipazioni è controllata di unione industriali quindi è il braccio formativo quindi vi prego di guardare dentro il catalogo um, credo come dire indegnamente causa il fatto di essere molto impegnato in un'impresa che come tante imprese oggi Ehm, combattono perché penso che oggi questo purtroppo sia il termine più adeguato al momento eh, di essere rappresentante di due braccia rubate all'industria e questo fa bene, credo, a un confronto con chi poi fa formazione, eh, nel senso che le istanze dell'industria, eh, come fa Schillab, ma peraltro come stanno bene sia al cuo che. Il poli, no? come si dice, come dicevano i torinesi, no? perché voi avete il confronto con gli studenti, voi con gli imprenditori che continuano con la formazione. Eh, oggi l'impresa italiana, eh, quella torinese specifico ma non entro nel merito, è davanti a una serie di equazioni con un numero di incognite che diventano veramente difficili da decifrare. A mio avviso eh, la soluzione, una delle soluzioni senz'altro è la formazione. Eh, perché il software eh, delle imprese cambiamo le macchine, compriamo delle macchine sempre più performanti, poi è l'uomo quello in cui dobbiamo scrivere il software. No? E non gli scarichiamo mica un'app, dobbiamo fargli formazione, dobbiamo erogare formazione qualificata. Eh, I problemi non ve li elenco, poi non bisogna parlare mai di problemi tra i nei corsi di formazione, io ero un pessimo allievo. E direi che gli elementi da valutare oggi per l'impresa sono molteplici, e la più parte dei quali sono nuovi, combinati insieme sono veramente un bel, una bella incognita. Eh, aggiungo solo due parole eh, in merito alla necessità che condivido, che ho sentito nominare qui e ora, della trasversalità della formazione, ad ogni livello eh, assolutamente, non possiamo creare degli insiemi disorganici. E la continuità della formazione non è una pillola che la prendi e ti passa un mal di testa, è, è un modo di essere e, e occorre essere adeguati perché eh, l'UMA, sempre fai parei, va bene, no? traduco per il non più abbiamo sempre fatto così, no? andava bene, oggi forse bisogna fare diverso, non so come, ve lo dirà un bel corso di formazione di management, ve lo dirà il catalogo di Skillab. E mi permetto di, come dire, di vantarmi meritatamente, prima di stare zitto a lungo, ehm, dall'unione di due entità importanti con un testimone che era Skillab. Viene fuori che forse in un futuro ci sia un interesse nel perfezionare quello che è la formazione di chi vende, no? Eh, perché penso che mh, grande necessità di laureati STEM, poi però alla fine è un po' come la Formula 1 no? che è un ambiente che a me è molto simpatico il telaista super poi c'è quello che fa i motori e poi però ci vuole uno che faccia il gommista perché altrimenti se non c'è le gomme giuste e quindi qui Schillab è stato un po' il gommista no? con Seiskalt che è un po' un corso io sono molto affezionato a quel settore lì quindi sono molto contento che sia venuto fuori un'evoluzione no? ringrazio Riccardo Rosi che è in realtà l'homo faber è, è il mio direttore io in realtà sono una comparsa e sono molto contento che ci siano delle, così, per così dire, delle riferite esperienze incorporevili no? cioè gli alunni che ci incorporevili, mica tanto, incorporevili, vivente e credo anche solido e che dire anche abbastanza soddisfatto di aver fatto la differenza. Perché se è andato, non cambiamo la sorte del pianeta, eh, però, se è andato a fare formazione e poi hai la soddisfazione di vedere che qualche cosa è cambiato. Grazie molte. Ringraziamo il Presidente, ma soprattutto ringraziamo i nostri interlocutori che ci hanno illustrato e soprattutto fatto capire quanto pesa questa missione, quanto imparare a imparare sia importante, quanto in qualche modo mai come oggi si estenda per tutto il percorso della nostra vita, anche per, per essere più sicuri di noi, forse anche migliori nelle nostre, no? nel nostro lavoro, nelle nostre performance, sperando che poi l'intelligenza artificiale non ci sostituisca completamente, so, soprattutto i giornalisti. Non posso non, eh, a questo punto non chiamare... Riccardo Osi, che è l'amministratore delegato di Skillab, che su, questa, su questo ente di formazione spende moltissimo e cerca di tenerlo in auge per tutto quello che è possibile. Quindi lo invito. Buonasera a tutti. Eh, in realtà c'è questo titoletto obiettivi del, dell'incontro che serviva semplicemente a passare da una fase di osservazione e di approfondimento che è stata fatta in maniera perfetta da chi mi ha preceduto eh, su tre momenti, eh, la consapevolezza, la collaborazione e l'operatività, che sono tre pilastri eh, che oggi motivano l'incontro, perché la consapevolezza... E' bene ri, ri, non solo ricordarla ma farla risalire ad epoche storiche. Io stesso sono uno storico ormai per, per età più che per, per professione e ho fatto quasi 50 anni all'interno di Confindustria e mi sono occupato di formazione sin dai primi momenti. Poi sono diventato, mio malgrado, formatore più o meno professionale negli ultimi 5-6 anni quando... Mi hanno eh, assegnato la, diciamo, il compito di guidare Skillab, peraltro aiutato da una straordinaria squadra, che devo ancora ringraziare quest'oggi. Eh, fa di tutto per essere, come dire, avanti. E allora l'obiettivo era, proprio partendo dai presupposti che sono stati, eh, e quindi non ho bisogno di ripeterli: era di essere consapevoli della straordinaria importanza, di ringrazio anche. Marco Gai che ce l'ha fatto da un punto di vista di un imprenditore giovane ma che ha già svolto grandi importanti ruoli non solo imprenditoriali ma anche associativi, è stato presidente dei Giovani Nazionali, quindi adesso è presidente di Torino, è stato presidente del Piemonte, è veramente una persona di grande valore e ha, ha recitato una cosa che noi ci diciamo tradetti ai lavori ma che poi non filtra mai nella cosiddetta società civile, nell'imprenditoria corrente, perché ci sono sempre delle scuse buone per non fare formazione. Però bisogna ricordare, avere questa consapevolezza. La seconda cosa è che senza alleanze non si va da nessuna parte. Torino poi è la patria delle alleanze finte, eh, che però poi alla fine della fiera non fanno tanta sinergia, perché c'è un certo qual provincialismo e Torino rispetto al resto del Piemonte è uguale. Allora questo è un altro un altro muro che bisogna abbattere e bisogna farlo in modo però operativo perché è inutile fare delle cose io non, so, non sono un teorico in realtà ho scritto dei libri di diritto ma tanti e tanti anni fa e me ne, quasi me ne vergogno eh, perché sono diventato un operativo e bisogna fare le cose e allora abbiamo detto abbiamo avuto in questi due o tre anni ultimi Prima la batosta quasi, quasi esiziale di incontrare il covid e tutte le sue ristrettezze, cosa che avrebbe ammazzato un elefante, ma non tre testardi come ci siamo stati con il Coa, con, con il Politecnico e con, e con lo Schiller, ovviamente nome per conto dell'Università di Torino. Ma oltre ad aver testimoniato, e qui ci saranno poi assolutamente ad hoc tre. Partecipanti, abbiamo provato a fare veramente una formazione diversa, ma non nei contenuti: è evidente che nei contenuti ci si adatta, ma nel modo, lo ha detto perfettamente il professor Nirotti. Mettendo al centro l'allievo, che nel caso era spesso un manager, o una manager, un imprenditore, o un'imprenditrice, una persona che ha poco tempo, mille cose da fare, vive con il mondo che gli dà contro, nonostante tutto ce la fa. E da questo punto di vista dobbiamo aiutarlo, come tempi, come modi e come costi. Allora, dopo aver sperimentato, infatti vi proporremo un bellissimo lancio, che è la quinta edizione di questo percorso del mini, mini MBA, che però è tanto utile, può essere anche il primo passo, può essere un refresh, ma sentirete gli atti parlarcene. E passiamo ad altri percorsi, mini percorsi, che erano nella previsione, ma poi nella, come dire, nella ricostruzione di, delle nostre stesse attività che è succedita al Covid perché per la formazione è stata veramente tosta. Eh pensate che io ho avuto l'incarico di fare l'amministratore legato e dopo un anno e mezzo ho fatto un terzo del fatturato degli anni precedenti e sono stati chiusi <ride> cioè, non era una cosa semplice però io sono abbastanza come dire, pervicace e siamo riusciti a fare questo e allora da questo vi faremo altre proposte che avranno questo stesso DNA quello di essere assolutamente in linea con i vostri bisogni il più possibile ragionevoli e sostenibili quindi questi sono gli obiettivi che abbiamo con l'incontro di oggi, ringrazio ancora i miei amici, colleghi, i miei collaboratori che sono tutti quanti insieme e voi che ci siete venuti a sentire, ma credo che la cosa più interessante è vedere che effetto ha avuto questo che è stato già un esperimento mirato, studiato e migliorato edizione per edizione, quindi siamo alla quinta e spero ne faremo altrettante, almeno a voi. Ringraziamo l'amministratore delegato di Schilla Brosi, che ci ha dato anche così un po' di fuoco nella, nel desiderio di partecipare e di voler essere partecipi in tutti i sensi della formazione perché riceverla è anche un'occasione, intanto, di sospendere per un secondo il fare e di poter quasi tornare a ragazzi, di poter essere nuovamente seduto a un banco e accogliere e ricevere. È, è, una, bella, è una bella forma di, di, di tornare ragazzi da adulti. E adesso invece entriamo nel, in coloro che hanno ricevuto una formazione e possono raccontarci che cosa succede, come, come poi viene espressa, come viene agita all'interno del loro mondo lavorativo. E quindi chiamo a, qui alla, al tavolo la dottoressa Giulia Tancredi che è il managing diretto di BL Benvenuta. Poi chiamo Lucia Maurizio, che è la responsabile della qualità e commerciale di l'Abifin SRL ed è vicepresidente dei giovani imprenditori di Torino. Quindi qui è proprio a casa. E poi Marco Pivanti, che è Business Development Manager di Prima Industria SPA. Quindi io vi ringrazio per essere venuti, per partecipare, ma soprattutto perché adesso poi vi mettiamo... Difficoltà il gioco, il gioco è quello: gioco, se lo so, lo so che siete ponti. So so. Intanto, come dire, intanto la un vi, vi dicevo voi perché sappiate, hanno fatto un percorso che è quello che ci avevano già no, ci hanno esplicato prima, ce l'ha esplicato il dottor Rosi. Di un diciamo uno dei cuori del, di quella che è la formazione che Skill Lab offre e cerca di come dire di dare il proprio meglio, con formazione che fa insieme a altri enti. Allora io ho preparato qualche domanda per ognuno di loro di modo che possano così raccontarci un po' l'esperienza personale ma non solo diciamo la parte puramente meccanica della formazione ma soprattutto quella che poi riguarda sia la parte di, di lavoro ma anche quella un po' emotiva di come poi uno vive le cose. Allora a dottoressa Tancredi chiedo questo, se la formazione che lei ha ricevuto e poi ritrasmesso nell'impegno quotidiano la possiamo considerare un processo soltanto un progetto. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, um, è sicuramente un processo, perché nel mio caso specifico personale è un processo che è iniziato prima del master, perché io ho frequentato insieme a Lucia eh, il Politecnico di Torino, siamo due ingegneri gestionali, quindi partivamo da, eh, già da competenze tecniche molto solide. Um, e, e anche appunto da una scuola universitaria di eccellenza, l'abbiamo già detto prima. Quindi um, in qualche modo poteva sembrare una ripetizione, ma in realtà così non è stato, nel senso che quando poi abbiamo cominciato, io ho cominciato l'esperienza del master, ho avuto modo di riprendere dei concetti che avevo già in qualche modo assimilato, ma da un punto di vista totalmente differente, per diversi motivi. Innanzitutto perché il corso è, è stato appunto un... Un percorso molto concreto e molto pratico, eh, quindi basato su best practice, casi aziendali, lavori anche di gruppo, anche, anche sfidanti e, e, e molto divertenti. Um, e poi perché il mio personale approccio era totalmente diverso, quindi, da un punto di vista di preparazione universitaria, uno è uno studente e quindi ha un po' la mentalità molto teorica e non ha ancora avuto modo di applicare poi nella realtà quotidiana certi concetti. Da imprenditrice, perché poi io sono entrata nell'azienda di famiglia dopo un percorso in qualche, in qualche azienda fuori, ma fondamentalmente poi sono entrata in azienda, ovviamente io ho toccato con mano e sto toccando con mano eh, molte delle casistiche che sono state affrontate al master. Quindi sicuramente da un lato la preparazione tecnica mi ha chiaramente... Eh, aiutato ad approfondire certi concetti da un punto di vista proprio appunto di, di executive master, quindi innalzando la competenza tecnica, ma secondo me il vero valore aggiunto è stato proprio questo processo anche di apprendimento e di confronto con altri eh, compagni di, di studi che poi erano anche magari dei manager e quindi c'era un punto di vista a volte a livello di obiettivi totalmente differente tra l'imprenditore e il manager, ma che in qualche modo erano trasversali e si eh, intersecavano sotto molti aspetti. Quindi ehm, per me è un processo che è iniziato prima, durante il master è stato fondamentale l'approfondimento. E continua ancora dopo, nel senso che an ancora oggi a distanza di qualche anno, perché io ho partecipato alla primissima edizione del master, ehm, mi trovo ad applicare in azienda molti de dei casi che abbiamo studiato durante il master. Quindi è un processo continuo per quanto mi riguarda. Grazie, quindi funziona. 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 <ride> Bene, adesso invece alla nostra altra ospite che è Lucia Maurizio, che quindi sono ingegneri. Eh, no, abbiamo pensato di chiedere questo giusto per entrare nel, nel, diciamo nel, nel, nel vivo di questa materia che se, come si fa a, a riscontrare e misurare la reale efficacia di un approccio nuovo diverso che uno ha preso durante questi, questi master e come incide poi nel, nel proprio agire quotidiano dentro, dentro un'attività lavorativa dentro il quotidiano, nei rapporti personali nel... E nel, anche nel cercare di attivare delle strategie che magari prima uno non aveva considerato, dice adesso sì, adesso lo, lo me, metto sul tavolo, faccio l'esperimento, ci provo. Buonasera a tutti, grazie molte per la domanda. Eh, ma eh, sicuramente mi ricollego a quello che ha detto Giulia che eh, ovviamente un, il percorso formativo è un processo continuo quindi anch'io dopo ovviamente la, la laurea in ingegneria gestionale ho continuato i miei percorsi formativi eh, sia in termini di hard skill che soft skills. Eh, per quanto riguarda la valutazione dell'efficacia delle nuove metodologie apprese durante un, percorso, un nuovo percorso formativo, sicuramente la condizione fondamentale inizierà ad applicare nella, nella realtà quotidiana le, le nozioni apprese, quindi magari applicarle in un modo graduale per non andare a stravolgere quella che è l'operatività quotidiana, collaudata da, da tempo. In secondo luogo, eh, reputo molto utile quando appunto si apprendono queste... Ehm, queste nuove nozioni, andare a definire degli obiettivi, possibilmente misurabili nel tempo, per valutare proprio l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi nel tempo. Eh, come terzo punto mi ricollego un po' al primo, eh, nel senso che eh, diciamo, l'inserimento graduale delle nozioni apprese nell'operatività quotidiana è anche incrementale, diciamo risulta efficace quando si riesce poi a un certo punto anche a andare a interiorizzare un po' le nozioni che vengono apprese, quindi andare un po' a personalizzarle su quelle che sono le eh, esigenze aziendali e le proprie, le proprie attitudini. Eh, ricordo appunto con grande piacere, come diceva anche Giulia prima. Ehm, a Titolo ad esempio: il eh, corso eh, Imprenditorialità e Management per il 2030, di cui ho seguito la prima edizione nel 2021, dove ho, ho trovato molto efficace appunto la metodologia con cui è stato erogato il, il percorso formativo, quindi il mix tra eh, lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, visite aziendali, il tutto poi culminato con il business game finale che ci ha permesso di andare ad applicare in modo eh, pratico gran parte delle nozioni apprese durante tutto il percorso e questo sicuramente è stata una eh, metodologia di erogazione molto molto efficace eh, ho riscontrato questo grazie grazie quindi come si dice un tempo ben speso molto molto sì. bene ora volevo chiedere a marco pivanti che è qua con noi e che invece è un manager che ha come dire qualche anno in più di esperienza eh, chiedo questo i manager come, come lei, fortemente impegnati nel raggiungere obiettivi, risultati, sotto pressione, sono ancora capaci, secondo la, la sua esperienza e quello che vede intorno, soprattutto anche tra, personalmente i suoi colleghi, di ritagliarsi una pausa, uno spazio psichico, per concedersi il tempo di ascoltare, di apprendere di informazioni nuove, di, di seguire un corso, di, come dire, di ridarsi. Un tempo proprio per, per imparare per, per fare cose nuove per sapere cose nuove prego grazie buonasera a tutti beh direi che eh, è quasi un dovere trovare questo tempo è una necessità e se non viene come iniziativa dal dal manager dalla, dalla persona interessata secondo me deve essere l'azienda a farsi carico di vedere la necessità di una formazione e proporla al, al dipendente quando eh, è necessaria. Io ricordo che ehm, partecipai alla prima edizione del Talent Development Program che, è, che è stato fatto qui allo Skill Lab, eh, in occasione di un mio cambio di mansione al lavoro. Quindi io eh, ero un giovane ingegnere che laureato a fine 95 il Politecnico era un po' diverso da come è, com è oggi. Era una scuola estremamente tecnica dove alcuni aspetti venivano magari eh, affrontati e, in modo più marginale. Quindi io non ero a mio agio eh, in certe riunioni e eh, con certi argomenti. Eh, sapevo fare molto bene le misure con l'oscilloscopio, ma mh, sapere mh, che cos'è l'EBIDA avevo qualche difficoltà. Ecco. E quindi, dovendo eh, intraprendere un percorso con delle responsabilità e con degli obiettivi diversi, iniziai anche a fare una formazione. Quindi, tale development program è stata un'esperienza bellissima. Già a me eh, piaceva anche interessarmi di comunicazione, di qualche cosa che non fosse solo l'aspetto più tecnico del mio mestiere ed è stata un'opportunità grandissima. Eh, dopo una ventina d'anni passati in ricerca e sviluppo eh, mi occupai di product management per, eh, per l'azienda fino a diventare il responsabile per la strategia di prodotto del gruppo Prima. E in occasione eh, di quel cambiamento partecipai a Sales Cult. Credo fosse anche in questo caso la prima, la prima edizione ed è stata un'esperienza eccezionale perché eh, ho in, imparato delle cose nuove sicuramente, ma soprattutto ho conosciuto persone nuove ed è stato veramente molto, molto bello. E, e poi con, in occasione di un altro cambiamento diciamo, di mansione eh, mi sono iscritto, questa volta per iniziativa mia, le altre due volte proposto dall'azienda, a imprenditorialità e management per il 2030. E sono state tutte eh, opportunità eh, veramente che hanno fatto la differenza, perché eh, quello che accade in una, in una grande azienda, come quella in cui eh, ho vissuto io il mio percorso, eh, dopo molti anni il rischio è quello di aver fatto tante cose di averne viste anche tante ma di essere eh, come si dice autoreferenziali cioè si è sempre un po nello stesso orticello e non si riesce a vedere le cose in modo diverso le esperienze che e magari danno qualche stimolo in più sono i viaggi. Io sono, ho lavorato in una multinazionale per 28 anni, quindi ho viaggiato tanto. Quindi quando uno fa un viaggio vede per forza cose nuove, deve abituarsi a cose diverse, deve relazionarsi con persone che hanno esperienze diverse. Quindi secondo me questi, eh, queste opportunità formative fatte in gruppi eh, di persone che arrivano da esperienze differenti, di età differenti, sono un po' come un viaggio in cui uno impara delle cose, fa delle esperienze, perché la parte esperienziale è la differenza, non è tanto il, il concetto appreso che comunque viene, eh, viene presentato ad altissimo livello, ma è il vivere l'esperienza eh, con gli altri, con l'insegnante e con i compagni che, che rende queste esperienze così efficaci. E quindi poi dopo aver acquisito questa esperienza si ritorna in azienda e si racconta come si racconta di aver visto delle cose e si porta in azienda eh, quello che si è, si è visto durante questi corsi. E, mh, nel mio caso io devo dire che mi è, mi è servito moltissimo ecco, in questi anni e devo dire anche che <coughs> oggi la sfida è impegnativa perché... L'esperienza di formazione adesso ha un sacco di canali in più, come avevate anche fatto notare prima, quindi le persone, magari come me, che sono curiose per natura, vanno sempre a piluccare, a cercare cose in rete, eh, il, il tutorial, il seminario, il webinar. Eh, cioè Forbooks, Learning Square, insomma tante piattaforme anche dove si trovano contenuti facilmente, ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa perché come si dice nel, nel, nel mio mondo, la user experience è completamente diversa, quindi non è la stessa cosa seguire un tutorial o fare un'esperienza di e-learning eh, rispetto a passare delle giornate in aula con delle altre persone. e Fare il percorso assieme unendo le proprie esperienze. Ecco, questo devo dire che ha ancora un valore aggiunto che, con buona pace degli algoritmi di intelligenza artificiale, io credo che per qualche anno resterà ancora. <ride> Grazie. Non possiamo non ringraziare i nostri ospiti delle esperienze che ci hanno raccontato, ma di come l'importanza della formazione è anche la capacità di rinnovarci. No, di renderci freschi, nuovi e lo stare insieme giustamente. Indubbiamente quello che, che lei citava de, del viaggio effettivamente è, una, è veramente un cambio di paradigma. No? L'opportunità credo di, questo, di queste vostre esperienze che abbiamo raccolto qua è che forse il bello di questa città è anche che qui si possono trovare delle grandi occasioni di, di crescita. No? Politecnico, eh, il Politecnico, skill, tutto il mondo della formazione, beh lavoro a far, far sì che ci sia un'opportunità che magari in, altro, in altri luoghi non sia così no, acquisibile immediatamente, sia così fa facilmente riscontrabile. Io vi ringrazio e chiedo con un piccolo cambio che abbiamo apportato per la parte proposte e costruzioni chiedo al professor Neiotti perché so che poi deve scappare e quindi io gli concederei parola di modo che così sì, che ci avviamo un pochino a quello che sono le proposte e le conclusioni percorso era bello ogni tanto capitare e sentire cioè vedere persone diverse docenti diversi sentire un accento nel nord est quindi anche a testimonianza del fatto che non eravamo solo noi che ce la del, del dipartimento di ingegneria gestionale del poli che ce la cantavamo e ce la suonavamo ma c'era anche appunto un, un po di diversità e di, e di ricchezza di, di punti di vista da questo, su questo elemento allora, Adesso questo arriva al momento in cui vi eh, raccontiamo che cosa bolle in pentola e che cosa sforneremo nel, nel nuovo anno accademico 2024-25. Uh, io ne approfitto per raccontarvi in, man in maniera telegrafica un corso che stiamo progettando. E che non vuole essere accademico. Ho imparato in questi anni che quando ci dite che siamo accademici ci, non è un complimento, ma vuol dire che siamo iper teorici poco concreti, non si capisce una fava. Quindi, questo è un corso dove l'idea, già testata in qua è quella di partire da alcuni casi di uso di come si utilizza l'intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, innanzitutto per. Sconfessare un punto quindi qualsiasi libro o predizione sull'intelligenza artificiale dice che va a sostituire le mansioni codificabili, ripetitive, standard, N non solo quelle, o, o diciamo non le sostituisce, ne arricchisce altre. Quindi andiamo a vedere come nel lavoro di un imprenditore, di un manager, di un progettista c'è GPT o comunque modelli di eh, pre-training possono supportare o su attività di analisi del problema o di ideazione della soluzione. Non è un oracolo, non è che l'apprendista stregone non taglieremo scope che poi si moltiplicano per andare a prendere i secchi d'acqua. Quindi chiaramente lo facciamo con un approccio, da questo punto di vista, accademico. Però da questi esempi poi cercheremo di dare una visione più generale, più pratica, non solo strategica. Ma questi modelli sono open? Che cosa vuol dire? Cioè come li introduco in azienda, quali sono le alternative, quindi uh, con quali livelli diciamo di make or buy, cosa succede ai dati, uh, l'uso che ne posso fare compliant con il quadro regolatorio o meno. Quindi temi uh, maledettamente concreti, 15 ore in cui ci sporchiamo le mani e in cui appunto abbiamo diverse tipologie di docenza, quindi, la visione più strategica, la visione più informatica per capire che cosa c'è dentro veramente nelle architetture dei generative uh, pre-trained models, uh, capire che implicazioni ha per la protezione dei dati, per così preservare la proprietà intellettuale, se parlo a cioè ChatGPT uh, sente e poi ripete gli altri, cioè temi di questo tipo. E poi andiamo a parlare ovviamente anche degli aspetti di compliance. Il corso lo stiamo ancora progetta eh, progettando, ma in realtà è stato messo già a terra al COA, eh, quindi anche questa idea di una collaborazione che aiuta a replicare esperienze già testate in altri contesti e che in certo senso la collaborazione aiuta ad imparare più velocemente. Okay? Quindi, Part, sugli schermi, credo tra febbraio e aprile eh, 2025, 15 ore, quindi tutti i corsi che vi raccontiamo o parte di, quelli, di questi comunque hanno un taglio molto, uh, molto breve. Grazie ancora per l'attenzione. Grazie professore, lo salutiamo visto che deve scappare, e passo la parola invece a Giuseppe Caldiera che è il direttore del Qua, che sempre sul uh, porto tra le proposte, le conclusioni ci porta avanti sì. il, suo, il suo progetto. Sì, grazie. È una delle proposte, no? è quello che abbiamo cercato di fare insieme con Skill Lab e Politecnico di Torino, una serie, una serie di, di corsi di formazione che prendessero alcune aree, in particolare quella che cerco di illustrarvi adesso e quella relativa alla sostenibilità. La sostenibilità però vista dal nostro punto di vista è un corso di 32 ore che dovrebbe partire a novembre e quindi anche questo sempre è sempre abbastanza flessibile, abbastanza eh, non, non lungo e impegnativo, ma che cerca di dare una visione complessiva di quello che oggi è un tema molto dibattuto ma che a volte viene anche frainteso. No? Si parla di greenwashing no? per dare il senso di come in qualche maniera la sostenibilità viene vista come un bisogno che bisogna soddisfare, qualche eh, obbligo a cui bisogna adempiere, quando invece dal nostro punto di vista la sostenibilità è una grande opportunità per le imprese, ma deve essere eh, appunto concepita, vista soprattutto anche e soprattutto dall'imprenditore come una grande opportunità, anche per rivedere i propri business model, per rivedere anche un proprio impegno e dare quel senso che è sempre stato di ogni imprenditore, perché ogni imprenditore ha visto la propria eh, impresa anche come una dimensione sociale. Lo è, l'impresa ha un grande effetto soprattutto <coughs> su quello che è il proprio territorio di riferimento, non parliamo dei propri collaboratori, ma crea e sviluppa e la sostenibilità mette particolare attenzione a questo, proprio al tema della, della sostenibilità sociale. C'è poi il tema ampiamente discusso della sostenibilità ambientale, su cui poi noi ci stiamo tutti quanti confrontando. Ecco, questi sono le, i temi su cui si eh, incernia questo, questo, questo corso, ripeto, di 32 ore che dovrebbe partire a novembre per concludersi a marzo, quindi in una modalità anche particolarmente eh, accessibile anche per chi è impegnato. Nelle, nelle attività di lavoro e che dovrebbe dare questa, questa visione eh, particolare. Io faccio però sempre una sottolineatura che è questa, no? quando si parla di, di sostenibilità eh, si parlava sempre delle tre P, no? che sono profit, people, planet, per sottolineare nel people quell'atteggiamento sociale e nel planet quell'atteggiamento quell anche importante nei confronti della... Della dell'ambiente del, dell e del nostro paese, però vorrei sottolineare anche la prima P che è profit perché se un'azienda non è profittevole non si va da nessuna parte. E qui ritorno, perdonatemi, ma è un po' una mia deviazione professionale. Al fatto che bisogna comunque avere tutti gli strumenti per avere una solida gestione delle nostre attività imprenditoriali. Dobbiamo. Creare valore. Noi dobbiamo creare valore attraverso la creazione del valore, poi possiamo veramente anche diffondere quello che resta sempre fondamentale oggi per l'impresa che evolve: di avere questo atteggiamento positivo nei confronti della società, dei propri collaboratori in primis, ma anche della società, dell'ecosistema nel quale si sviluppa e anche nei confronti del pianeta di cui noi abbiamo ovviamente eh, bisogno che sia messo a punto. Ecco, questo è un po' lo scopo e l'obiettivo di questo corso. Grazie. Grazie direttore. Adesso passo la parola a Emilio Paolucci che è professore ordinario del Politecnico di Torino e un esperto di innovazione. Prego. Grazie per la parola esperto. Non sono sicuro, mi faccio domande e cerco di capire come funziona il mondo. Beh, grazie a chi ha testimoniato prima il, il gradimento per, il, per questo tipo di corso, devo dire che è un onore eh, ed è un grande piacere sentire questo. Che per noi insomma, è il risultato che conta di, di molti anni di, di sperimentazione di studio, perché eh, io sì, vado a guardare domande e offerte di formazione su queste tematiche. Lasciatemi essere più pratico, credo che dal punto di vista generale del perché ce ne sia bisogno, siamo tutti d'accordo sul fatto che non se ne faccia abbastanza. Io provo sulla base dell'esperienza che abbiamo avuto eh, anche con i nostri studenti, dove abbiamo gente già molto brava che viene a fare formazione e si rende conto che ce n'è bisogno. Eh, Parto con l'esempio che facciamo lezioni, facciamo settimana scorsa al, al Master, della differenza fra le cuffie Bose e Beats, che sembra una roba che dice, ma cosa c'entra Torino? Ora, per chi non lo sa, le cuffie Bose sono quelle tedesche, fighissime, con l'annullamento del rumore di fondo, tecnicamente incredibili e con un prezzo molto ragionevole. Le Beats sono quelle dei ragazzini che su qualsiasi sito di commento tecnico dicono che non, fanno, non valgono niente tecnicamente, costano quasi come le altre e spopolano il mondo. E c'è tutta una storia di come questi sono riusciti, sono stati comprati da Apple per 3 miliardi, il fondatore è un Dr. Dre, chi conosce i rapper vedo che i ragazzi annuiscono, ed è un prodotto che tecnicamente i tedeschi non si spiegano come sia possibile che questa gente compri, una roba che tutto il mondo dice che non è bella hanno speso un sacco di soldi con la NFL per farsi pubblicità, obbligando tutti con la NFL a mettere le cuffie a Bose durante gli interventi, quelli della BIZ hanno pagato eh, Ted, come si chiama il, il grande quarterback per andare a fare le interviste con le cuffie a BIZ e gli hanno pagato la multa che ha dovuto pagare e si sono fatti pubblicità sulle spalle della Bose. Geniale. Domanda: ma che cos'è oggi fare imprese e cosa si vende? Qual è il valore? La tecnica, la tecnologia, il modo di produrre? Quel tipo di mercato della Bizz non gli frega niente. È possibile per Bose fare i prodotti di Bizz? Teoricamente sì, ma se fai i prodotti di Bizz non è più Bose. È chiusa in una situazione incredibilmente difficile dal punto di vista strategico. Ora, questa roba fa ridere, ma se io guardo Torino, il Piemonte l'Italia, tutti bravi a produrre che cosa? Io oggi ho fatto un colloquio a un candidato per un corso che dice "Ah, noi facciamo questo macchinario, dico quale così non crea". Fantastico, fa tutte ste robe, la domanda è "Scusi, ma a cosa serve?". Ah, non lo so, adesso vediamo. C'è cioè, poco da ridere che funzionano tutti così, io sono della cultura milanese in cui prima si vende e poi si fa, che vuol dire capisco il mercato, non è che lo voglio fregare, ma cioè, perché da mettere i soldi in un mondo in cui non si sa che cosa devo comprare e vendere? E figuriamoci se lo faccio, dice, cioè, ma ci è costato centinaia di migliaia di euro. Ho detto eh, magari un po' di allora, questo è frutto, secondo me. Questo scusate, la metto un po' sul ridere, ma cioè, è molto serio. Che siamo tutti convinti nelle imprese di sapere quello che facciamo, così come lo sapevano quelli di Bose quando hanno dato i soldi alla pubblicità dell'NFL. In realtà ha fatto un gigantesco favore agli altri, hanno speso i soldi per fare pubblicità ai concorrenti cioè la formazione oggi non è tanto il fatto di imparare a fare delle cose che così vabbè poi cioè, dobbiamo anche imparare quella roba lì ma molto spesso è dimenticare chi siamo per imparare a fare cose nuove così insegniamo noi i nostri allievi di pre-entertainment manager cioè che ogni tanto l'unlearning, il disimparare, imparare cose nuove capire che la produzione è importante ma non si vende la produzione si vende l'uso del prodotto che non si vende l'innovazione non è una roba, non l'ho mai fatto io ma nel mio rione, nel mio quartiere, ma non l'hanno mai fatto al mondo, scusate, cioè, tutti i giorni vediamo queste cose, cioè che comunque la dimensione di una persona che gira il mondo e vede è fondamentale per capire qual è il bisogno di formazione e che qua oggi è una situazione ampiamente sottostimata, cioè tutti noi siamo convinti di sapere che cosa dovremmo sapere per mandare avanti le nostre imprese. I risultati economici della regione secondo me non vanno in questa direzione, parlo della regione perché del resto d'Italia non non me ne occupo. Allora, quello che cerchiamo di fare dal punto di vista dell'offerta è offrire qualcosa di nuovo che aiuta, perché se non è quotidiano non si può applicare, non è utile, ma che non è necessariamente quello che immaginiamo noi di aver bisogno, perché alla fine gli imprenditori e i manager oggi hanno bisogno di metodo, di visione, di strategia e di questo non ce n'è abbastanza in alcuni ambiti. Guardavo adesso un mio collaboratore mi ha mandato i dati di bilancio di Nvidia, di Microsoft e di Alphabet stiamo parlando di roba che fanno 80 miliardi di utili netti all'anno e hanno 120-130 miliardi di cash non producono niente ma tutti noi ne abbiamo tremendamente bisogno ora questo sul lato della domanda sul lato dell'offerta io credo insomma, vivo fortunatamente in un'istituzione che non ho creato io di cui beneficio il Politecnico però che forse alle volte c'è un tema di offerta non adeguata ai bisogni cioè, se noi continuiamo a pensare che l'offerta di qualche anno fa sia sufficiente per fare l'upgrade, l'upskilling, come diceva prima il presidente Gai, secondo me dal nostro punto di vista quello che cerchiamo di fare tutti i giorni è investire per imparare meglio. Il business game è utile perché pensi di sapere alcune cose, poi ti metti a farle e scopri che non le sai come le immaginavi, anzi forse in alcuni casi immaginavi il contrario di quello dovresti fare, che la formazione richiede nuovi strumenti che la competizione quando la provi nel tuo piccolo, ma la provi veramente vedi i numeri, conta, che molto spesso tutti siamo convinti di sapere cos'è un costo e nel 90% dei casi non è vero che quella roba lì è esattamente un costo, cioè anche l'offerta oggi in qualche modo va adeguata, noi stiamo cercando il nostro piccolo di fare qualcosa di leggero, tutti i giorni sbagliamo, tutti i giorni impariamo, però questa è un'altra riflessione che credo vada fatta e costruita insieme. Però questo richiede un continuo scambio di idee fra i bisogni che spesso non sono quelli cioè, tutti noi abbiamo dei bisogni ogni impresa ha dei bisogni particolari più dei bisogni generali quindi c'è molto di più da capire quindi come politecnico skill eh, qua abbiamo raccolto e capito molte cose in questi in questi anni e molti altri abbiamo capire Dall'altra parte l'offerta dobbiamo anche imparare, l'abbiamo imparato ma cerchiamo di farlo meglio e ringrazio prima i commenti, modi nuovi di insegnare perché l'aula è importante ma l'aula in cui accademicamente insegniamo come insegniamo una volta non è fondamentale. Questo è quello che cerchiamo di fare in questo corso che è lungo, qui ci sono imprenditori e manager in cui insegniamo agli imprenditori di essere un po' più metodici, perché hanno una grande responsabilità sulle loro spalle e vivono della loro esperienza familiare, spesso che è fondamentale, ma non più sufficiente, e ai manager essere un pochino più imprenditori, più risk taker, e avere una visione più ampia che non si limiti a quella di mantenimento dell'efficienza esistente, ma un pochino più di visione da imprenditori per il futuro. Questa è la sintesi, siamo quasi a 100 con la quinta edizione, quindi iniziamo ad avere anche un numero che ci piace, che non è molto, ma il fatto che ci sia questa continua domanda che viene alimentata da tante imprese e che secondo noi eh, sarà eh, così anche per il futuro è, è un elemento di orgoglio. Grazie, scusate l'ho fatto un po' lungo, in modo, ma mi sembrava... No, grazie, è stato molto interessante, soprattutto... Il fatto che effettivamente come si, come si dice che in fondo non siamo mai paghi né di quello che sappiamo né di quello a cui dobbiamo invece raggiungere e che ci tocca cercare, come si dice, ci to ci tocca cercare in noi un uomo migliore di noi, no? qualcuno che sappia spingersi più lontano. Su questo tentare di andare più lontano passo la parola a Riccardo Rosi che è l'amministratore delegato di Skillab che invece ci racconta un altro pezzo. Ma Quello che ha appena raccontato con uh, la solita arguzia, unita anche a grande passione eh, dal professor Paolucci, e quello che ha argomentato anche l'amico Caldiera, eh, sono i due aspetti eh, che vi proponiamo per il futuro. Vale a dire, gli argomenti e le materie, a parte qualcosa forse dell'intelligenza artificiale, ma credo neanche in quella, a cominciare dal nome sbagliato ma che ormai ha preso piede, Uh, è molto più difficile variarla, ma deve variare moltissimo il modo di farlo, deve variare ed essere in continua evoluzione, quindi uh, non stupisca che tra le novità noi mettiamo la quinta edizione dell'Impeditoria uh, Menes 2030 e uh, adesso vi ho fatto vedere un altro dei prodotti che stiamo per realizzare che è quello di andare a eh, occuparci sotto vari aspetti, e alcuni sono tutti da scoprire facendo il corso, non è che siano come dire, precipitati anche perché ogni situazione sarà diversa, cosa voglio di cosa dire essere in un'impresa familiare oggi, che peraltro è la condizione di gran lunga predominante a livello nazionale delle aziende italiane, che sono a maggioranza aziende di tipo familiare. Le dinamiche che si eh, sviluppano e che si devono sviluppare, tra l'altro oggi c'era un articolo interessantissimo che parlava dell'affluenza eh, di un'enorme quantità di trasferimenti che avverrà con i passaggi generazionali, ecco, questo dell'essere impresa familiare e di avere eh, inevitabilmente correlato una serie di passaggi generazionali, che stanno diventando complessi, sempre più complessi, eh, è un'altra delle cose che va, eh, come dire, sviscerata, ma noi lo facciamo non dall'alto di una cattedra, ma con l'umiltà di chi, sentendo gli imprenditori, ragionandoci insieme, vede di fare delle esperienze che servano a risolvere questo problema. Quindi noi siamo solutori di problemi in maniera innovativa e lo abbiamo fatto con un successo ringrazio le, i testimoni eh, Giulia in particolare perché è membro del mio, mio consiglio di amministrazione ma, eh, sono stati spontaneamente eh, diciamo capaci di dare eh, quello che noi volevamo quindi di aver raggiunto un obiettivo volevamo generare un po' di entusiasmo volevamo generare dei valori aggiunti un take away che, che durasse ed è questo il modo con cui affrontiamo anche il tema dell'essere eh, impresa familiare oggi, non è ancora definito esattamente perché è difficilissimo definire, come dicevo, e bisognerà mettere anche dei contorni di supporto. Perché qui non abbiamo finito di stupire, eh, perché stiamo preparando un'altra collaborazione, noi viviamo anche con le collaborazioni per progettare diversamente i corsi e stiamo anche un'altra collaborazione per avere strumenti aggiuntivi e ne cito uno per tutti, il coaching che può andare ad inserirsi e a potenziare alcune parti che non possono che essere fatte attraverso un sistema di counseling molto stretto. Quindi da un lato l'apprendimento e la dinamica anche interattiva dall'altra anche tutto questo farà parte della dotazione di questa attività che eh, vi abbiamo come si, presentato perché fa parte delle nuove attività che noi vogliamo fare, che vi sono state descritte perfettamente. Adesso qui ho spento, eh, invece di andare avanti, perché ce n'era un'altra che eccola, che è esattamente e più paradossalmente delle altre una novità assoluta, eppure siamo alla ventiduesima edizione. Perché il mondo della vendita e la cultura della vendita non è mai arrivato, non, non è finito e si può continuare, poi chi eh, collabora con noi a fare questo tipo di aggiornamento ce lo fa molte volte proprio rifondare, riprendere e magari applicare anche in ambiti sui quali prima non si era pensato di applicarlo, esattamente come il professor Paolucci diceva. Cosa è vendita oggi, come la puoi incentivare e in che meccanismi deve entrare. Quindi eh, sta partendo un, una nuova edizione, sarà completamente diversa dalle precedenti, così come quella che abbiamo ottenuto con soddisfazione quest'anno è stata completamente diversa dalle tante che l'avevano preceduta. Quindi in questo messaggio di alcuni degli ambiti sui quali ci cimenteremo, in aggiunta alle ulteriori edizioni di Imprinting Management, che è un, una sorta di contenitore omnibus, sono quelli che vi ho detto. Alcuni non ve li dico neanche perché ci stiamo lavorando, saranno molto tradizionali apparentemente nell'ambito, ma saranno molto innovativi nel come li realizzeremo. E però vi avrei detto tutto e non sarebbe giusto perché vi devo... Eh, Dire, devo auspicare la vostra curiosità che per quanto riguarda me è la, di gran lunga la molla più importante che mi ha portato a farvi questo tipo di ragionamento questo tipo di proposte e questo tipo di rinvio alle prossime puntate grazie io eh, ovviamente le cose che sono state presentate, eccetera, le trovate nel materiale informativo all'ingresso, chiedete, potete avere tutte anche informazioni più dettagliate di approfondimento, quando partono, quando durano, come sono organizzati. Io però, visto che abbiamo ancora qualche minuto, ne approfitterei per fare una domanda massimamente pratica, perché poi c'è, come dire, c'è, diciamo, la... la la grande, grande piacevolezza di imparare cose nuove, ma poi c'è l'esito. E chiedo a, in, a tutti e tre, in modo anche un po' rapido, eh, quando eh, un manager o qualcuno o anche, o anche uno, uno studente neolaureato viene a fare un corso di questo genere, come viene poi accolto e apprezzato quando si presenta a un colloquio o si propone a un'azienda? Rispondo per il primo sperando di riuscire a dire qualcosa, cioè non mi rubino tutti gli argomenti gli altri. Allora, premesso che non ho mai fatto colloqui di assunzione, quindi lo vedo sempre, per cui è sempre eh, la cosa che vediamo per i manager, eh, per le persone che, che hanno il versante tecnico manageriale, è che per le imprese è preziosissimo avere il tecnico che capisce che cosa sta facendo. E rispetto a manager puramente tecnici, manager che parlano le bidda, ma non tanto perché fa figo parlare di bidda, ma perché hai la conoscenza del fenomeno economico, organizzativo, l'implicazione riesci a tradurre anche fra modi diversi, è un valore incredibile per le imprese perché spesso i costi oggi sono in errori di comunicazione fra parti diverse dell'impresa e non tanto nell'esecuzione delle cose che si fanno da tanto tempo, che tanto che se si riduce l'1% non cambia molto. Quindi vengono apprezzati perché portano idee nuove, portano metodi nuovi e portano soprattutto la capacità di lavorare insieme. Devo dire che oggi poi ci sono anche problemi diversi. Nelle piccole imprese c'è bisogno, secondo delle persone, di persone che sono in grado di collegare molti diversi molto rapidamente nelle grandi imprese c'è bisogno di qualcosa di simile ma per superare anche le grandi burocrazie e il fatto che poi nessuno si prende mai il rischio di decidere cioè la piccola impresa ha il grande vantaggio che quando capisce decide o perlomeno c'è un decisore che decide se fare o non fare perché potrebbe anche essere deciso o non fare nelle grandi imprese far emergere la decisione è ancora più complicato allora questi sono tutti elementi il costruire la decisione capire le implicazioni tecniche, quelle economiche e quelle di mercato, capire la differenza fra prodotto e cliente, è qualcosa che è sempre di più conta nelle imprese. E quella è la capacità rara che non sta su ChatGPT e che in qualche modo crea il valore dell'impresa e che non è sostituibile, è che è molto specifica, e che non è mai abbastanza qui diventa un elemento di crescita o nell'impresa o fuori dall'impresa, perché poi c'è anche il tema delle imprese che riescono a valorizzare o meno, cioè questo dissidio, no? faccio fare il corso di formazione perché cresce, no non glielo faccio fare perché cresce e poi va via, è un problema ma posto, la persona è soddisfatta, brava, va via quindi se prendo uno che si è formato e poi non lo faccio formare fa esattamente quello che ha fatto un'altra parte quindi ci sono dietro queste cose anche fenomeni molto più profondi che ancora oggi si fa fatica a controllare della formazione come un premio e non della formazione come uno strumento quotidiano Cioè se dovessi fare la domanda ma quanta frazione del costo del lavoro mettete a budget per la formazione io credo che tutti abbiano dei numeri che non servono neanche a mantenere l'ammortamento delle conoscenze esistenti mentre ci preoccupiamo di fare ammortamenti di macchinari dei quali non sappiamo se ci sarà l'utilizzo domani. E quindi nei corsi di formazione, cioè nei colloqui, questo capitale umano è preziosissimo e viene, a, in realtà non gli si riesce a dare un valore, ma le imprese lo apprezzano tantissimo. Presa un po' lunga. Eh? ma Io credo che è ovvio che l'azienda apprezza le persone che arrivano con... Una dotazione di formazione eh, importante, adeguata, ma soprattutto perché apprezzano il fatto che le persone investono, sanno investire anche su se stesse. Io dico che anche l'impresa dovrebbe investire sulle, sulle persone e, e su questo si possono aprire dei, delle discussioni molto, molto importanti. La battuta che io sento ancora a distanza di decenni. Alcuni alcune aziende, alcuni imprenditori di dire che formano le persone e poi queste vanno via, alle quali si risponde in maniera molto semplice, beh c'è anche un altro sistema che è quello della capacità di trattenere le risorse. E anche questo è un altro degli aspetti su cui le imprese dovrebbero riflettere. Faccio poi un'altra osservazione, che eh, dobbiamo poi fare attenzione al tipo di formazione. E si è molto investito nelle formazioni cosiddette di hard skills cioè formazioni tecnico-specialistiche. Sempre di più emergono invece le necessità di avere le soft skills, quindi con le competenze relazionali, quindi anche persone che sanno investire sulle proprie competenze. Sentivo citare prima da, da Riccardo Rosi il tema del coaching, eccetera. Ecco, è importante anche questo: che le persone sappiano investire, sappiano formarsi anche su questa dimensione, che è molto importante. Poi tanto più uno cresce anche nella proprie responsabilità e tanto più entrano in gioco queste, queste competenze di natura relazionale, che non è solo il sapere esprimere. Compiutamente una leadership, ma sapere anche comunicare, saper motivare, saper costruire dei team che possono anche dare un contributo molto importante a questo. Ecco, questo è un altro degli aspetti su cui varrebbe la pena che anche le aziende riflettessero anche nei, nei colloqui, e nella valutazione delle persone. Ma contrariamente ai miei amici e colleghi, io ho purtroppo un'esperienza. Perché sono anche da quasi vent'anni amministratore legato di un impiego Confindustria che fa ricerche e selezioni personali. Il problema oggi non sono quello di piacere alle aziende, ma sono di trovare le persone. Non abbiamo più candidati. L'inverno demografico è un fenomeno non solo assolutamente palese, abbiamo più che dimezzato le nascite negli ultimi 15 anni ma non ha soluzioni perché si risolva in poco tempo, salvo politiche di affluenza, di competenze, di persone adeguate all'inserimento nella nostra città, nei nostri lavori. Quindi più che pormi il problema, scusa Edmondo se la rovescio, devi, devi. che siano le aziende a gradire, io dico che siano i ragazzi. Ad essere convinti, o le ragazze ovviamente, ad essere convinti ad andare in quell'azienda. Perché in questo momento, io vi dico solo che tra le altre cose che ci siamo inventati con quella eh, attività di cui ho fatto accenno prima, l'impiego con l'industria, sono sette anni che usciamo su radio per spiegare ai giovani le tante opportunità eh, che ci possono offrire le aziende manifatturiere in percorsi di molto interessanti. Non di pura e semplice manifattura di vecchio stampo, no. Ebbene, in sette anni abbiamo quasi desertificato il numero di eh, curriculum raccolti perché non, non ci sono più i candidati. E questo dovrebbe suonare come un allarme, che è il primo che dovrebbe essere dato da chi governa, da chi fa opposizione, ma che invece fondamentalmente lo ignora o ne dice qualcosa ma non agisce in coerenza. Allora, per quanto riguarda la parte dell'attività che possiamo svolgere come associazioni, come imprese, come, come entità educative, che siano istituzionali o private, dobbiamo invece cercare di far massa e di fare moltiplicare i momenti di aumento delle competenze e saremo ripagati dai giovani che accetteranno di lavorare con noi o per noi e non andranno all'estero se li coltiviamo, se li paghiamo adeguatamente, se rispettiamo anche i loro punti di vista, cosa che molto spesso non avviene. E quindi nel fare noi un'attività di ricerca, dobbiamo ricercare anche i modi con cui noi stessi dobbiamo cambiare nell'applicarla. E questo secondo me e anche un pochino il messaggio dentro la bottiglia di queste iniziative, cioè di cambiare modo di pensare. Perché pensando sempre allo stesso modo, diceva qualcuno con i capelli bianchi molto più vero di me, non si riesce a cambiare. Non posso che ringraziare i nostri relatori, tutti, tutti quelli che hanno partecipato, che hanno, ci hanno dato il loro contributo e, come dire, hanno proprio aperto uno squarcio di pensiero su quello che questi corsi, questa opportunità di formazione, è proprio un po' la prua della nave che ci porta nel futuro. Per chiudere, e invitarvi. A un aperitivo così, così possiamo parlare poi in modo meno, così meno formalizzato, in sala Torino, che è qui adiacente. Mi, mh, prima di, di venire qua e, e cercare di, di, come dire, di tenere in piedi queste, queste importanti comunicazioni. Mi è tornato in mente un libro antico, un libro di, di Calvino che si chiama Marco Valdo, che forse qualcuno ricorderà, che Marco Valdo è il ricorre, diciamo, è stato scritto do nel, nel dopoguerra, quando in qualche modo l'industria, non, non cita mai Torino, ma si capisce che è ambientato a Torino, il suo protagonista, vive a pieno diciamo, un rinnovamento impensato, nuovo, dove c'era ovviamente la fabbrica fordista di un tempo, con tutte le modalità, eccetera. Quel libro non è così lontano, se, lo, se vi capita di leggerne qualche pagina oggi, siamo passati mille anni, non cinquanta. Quindi, per quando io credo ci mettiamo e, e vediamo così solo la parte negativa o solo la parte che vorremmo realizzare, non c'è, in realtà la storia corre molto più veloce di quanto immaginiamo. Bastano due pagine di ieri per dirci quanto, in qualche modo, siamo proiettati nel futuro e con tutta la, la fatica, l'impegno e il desiderio. Quindi con questo piccolo ricordo di, di un libro molto amato vi saluto, ringrazio tutti di aver partecipato e vi invito ovviamente a fare formazione.